Semifinali di andata del campionato allievi regionali Under 17. Per il Pucetta essere arrivati sin qui è già motivo di grande soddisfazione. Ora l'obiettivo è quello di spingersi oltre per coronare quello che potrebbe rappresentare un sogno fantastico. Mister Di Gasbarro dell'Academy L'Aquila Calcio schiera i suoi ragazzi con un 4-3-1-2 composto da Giacomo Miconi, l'Arcinese Lorenzo Miconi, Serpetti fatta apposta, Ianni, Barberini, Scimia, Flaiano, Feltrin e Di Battista. Mister Liberati risponde con Brassetti, Desideri, Di Vittorio, Bernabale, Michetti, Scolari, Costantini, Graziani, Rosati, D'Agostini e Rametta. Si parte subito con l'Aquila in avanti, al terzo minuto con Scimia per Di Battista, ma il suo tiro viene provvidenzialmente deviato in angolo da Graziani in fase di ripiegamento. Il Pucetta inizia a macinare gioco e da una bella azione Costantini si ritrova per poco in offside all'apice di una grande azione che ha messo il laterale di fronte a Giacomo Miconi, che è comunque bravo a deviare la sfera. Il Pucetta, quando mette palla a terra, fa davvero paura e così all'ottavo Rametta avvia l'azione servendo Costantini sulla fascia sinistra, con quest'ultimo che mette al centro un gran pallone. Lorenzo Miconi cerca di liberare, ma serve la sfera su un piatto d'argento per Rametta, che arriva di gran carriera e tira una staffilata che incoccia sul palo prima di rotolare in rete. Vantaggio dei padroni di casa, con Rametta dunque, bravo a tirare di prima intenzione e a tenere il pallone raso terra. Prova subito a reagire la formazione rossoblù e lo fa con un'azione insistita di Scimia, ma la sua conclusione viene contrata da Scolari. La sfera giunge poi sui piedi di Marco Ianni, che tenta la conclusione da fuori, ma Brassetti accoglie con tranquillità la sfera tra le sue braccia. Minuto 19 e l'Aquila con Flaiano si ripresenta in area, perde palla, la recupera, la cede a fatta apposta, gli ritorna e va al tiro, ma Brassetti è attento e para a terra. 2 minuti dopo ci prova di testa Barberini su assist di Feltrin, ma non inquadra la porta. Al 25esimo Flaiano tenta la soluzione da lontano, la potenza c'è, ma il pallone sorvola la traversa. Al 28esimo cerca gloria Lorenzo Miconi, che si avventa nella tre quarti avversaria e cerca la conclusione, ma il pallone non inquadra i pali. Giunti alla mezz'ora occasionissima per gli ospiti con fatta apposta che conclude dal cuore dell'area, ma Brassetti è abile a deviare la botta del centrocampista aquilano e l'occasione sfuma. Al 34esimo si rivede il Pucetta con Rosati che difende un gran pallone, triangola con Graziani e va al tiro sul primo palo, ma questa volta Giacomo Miconi è attento a non farsi superare e devia in angolo. Al 40esimo ghiottissima occasione per il raddoppio del Pucetta con Di Vittorio che viene servito benissimo da Costantini sulla corsia sinistra. Quest'ultimo mette al centro un pallone rasoterra che viene deviato da Giacomo Miconi. La sfera arriva a Bernabale ma è troppo forte e il numero 4 non riesce a ribadire in rete. Il primo tempo si conclude con l'Aquila in avanti e con Feltrin che in acrobazia tenta una girata da fuori area ma manca completamente il bersaglio grosso. Nel secondo tempo è l'Aquila a fare la partita con il Pucetta che pensa a chiudere gli spazi e a cercare il raddoppio in velocità. Al quinto Ianni cerca la porta dalla lunga distanza ma il pallone finisce sul fondo. Al quarto d'ora da una punizione di Lorenzo Miconi Natale cerca la spizzata ma ci pensa Michetti a ripulire l'area da ogni pericolo. 2 minuti dopo da uno dei tantissimi angoli battuti dai rossoblù fatta apposta non riesce a dare forza al pallone che termina teneramente tra le braccia di Brassetti. Al 19esimo Michetti cerca di sfruttare il vento a favore e dalla propria metà campo lascia partire un destro che per poco non sorprende Giacomo Miconi che riesce comunque a far sua la sfera. L'azione più pericolosa e non sfruttata del match capita al Pucetta, al minuto 21 della ripresa, con un gran contropiede orchestrato da Bernabale, rifinito da Graziani e incredibilmente non finalizzato da Rosati, che si fa parare il sinistro da Giacomo Miconi. Sul capovolgimento di fronte, Flaiano lancia Scimia, che salta Brassetti ma si allunga troppo il pallone ed il suo tentativo viene deviato in angolo da un provvidenziale Michetti. Al 25esimo Rosati, spostatosi sulla destra, mette al centro un gran cross per Graziani, che non riesce ad addomesticare la sfera e Barberini libera l'area. Al 26esimo ancora Pucetta con Bernabale lanciato sulla destra da D'Agostini, mette al centro per Rosati, che di piatto al volo non trova la porta per la deviazione di Serpetti. Al 28esimo si rivede l'Aquila con un lancio in profondità di Serpetti. Di Vittorio sbaglia il retropassaggio, per poco non ne approfitta Feltrin che di sinistro si scontra contro un super Brassetti che protegge il vantaggio gialloblu. Passata la mezz'ora, Graziani nell'anticipare Scimia serve Feltrin a centroarea che per poco non ne approfitta. Minuto 32, ancora Flaiano dalla bandierina che pesca a centroarea fatta apposta che però non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta. L'Aquila spinge, con Lorenzini che dalla sinistra si sposta la palla sul destro e cerca la conclusione, ma è provvidenziale pensa a deviare in angolo. Al 35esimo, sempre l'Aquila in avanti, ancora con Lorenzini, la palla giunge a fatta apposta che va al tiro, conclusione che si trasforma in assist sempre per Lorenzini, che però non riesce a trovare lo spazio per la conclusione e l'occasione sfuma.
Al 39esimo Tolomello sgroppa sulla sinistra, guadagna il fondo e mette al centro, ma non trova la deviazione vincente di un compagno di squadra e l'occasione svanisce. Ancora Tolomello al 42esimo, si mette in proprio e si invola verso l'area, punta l'uomo e forse in maniera un po' egoistica si incaponisce per trovare la conclusione, che viene però respinta dalla difesa avversaria. Nel recupero grande azione di Tolomello che nel cerchio di centrocampo mette giù la sfera e lancia Cipollone in profondità. Il 9 entrato cerca la conclusione dal vertice dell'area e la palla sibila non lontano al primo palo della porta difesa da Giacomo Miconi proteso in tuffo. È l'ultima emozione del match. Un pareggio sarebbe stato forse più giusto, ma i ragazzi di Mister Liberati, al cospetto di un avversario davvero forte, hanno dimostrato di essere capaci di saper soffrire. Domenica 15 maggio all'Aquila ci sarà la gara di ritorno per decidere quale delle due compagini andrà in finale.